del bugiardo. Sì, ho sentito, non ho capito chi era, ma ho sentito. Onorevoli, non c'è da fare, guardate, non è né la goliardia né il bar. Siamo in Parlamento, stiamo parlando di una cosa seria, vi prego di essere rispettosi del dibattito. Il presidente quindi Marassiti sta concludendo il suo intervento, lo dovete far concludere. Prego, presidente, quindi, concluda. Concludo dicendo, questi soldi non possono andare agli italiani, non arriverebbero... Basta! Onorevoli colleghi! Non arriverebbero mai in Italia... Vengono dati a imprenditori italiani, quindi grazie, entrano in circolo onorevole Marazziti, per l'Italia e per l'economia. Grazie, italiana, onorevole Marazziti. Le condizioni, grazie, onorevole Marazziti, ha concluso il suo tempo. Grazie. Onorevole Casati, a titolo personale. Sì, grazie signora Presidente. Ma io parto da un principio e vorrei tentare di capire che la discussione sia una discussione vera, non fatta sulla pelle dei 4 milioni di italiani che hanno necessità. Questa è una misura iniziale, importante. Vengono stanziati 600 milioni di euro, l'anno prossimo sarà 1 miliardo. E vorrei passare da un concetto, che è quello che, secondo me, giustamente viene dato questo reddito di inclusione garantito, che mette insieme i redditi di cui dispongono le persone ad un reddito aggiuntivo, che non è vero che è 56 euro, che può arrivare fino a 400 euro, ma soprattutto crea un'alleanza importante tra chi ha necessità e a chi viene dato aiuto, che è quello di fare le cose assieme, di non fare un assegno come quello di cittadinanza, che invece secondo me ha un grande rischio comporta con sé, che è quello dell'esclusione, di mettersi nella capacità del mondo attivo. Grazie. Ma di essere soltanto assistiti. No, io non voglio vedere il mio paese un paese come molti paesi del Sud America. Grazie, con le code fuori dagli sportelli. Onorevole Casati. Io voglio vedere un paese che si mette in gioco. Grazie. Grazie. Onorevole Patriarca, a titolo personale, prego. Ma Presidente, fa piacere che oggi si discuta tanto accoratamente di povertà, soprattutto da quelle forze politiche che negli anni scorsi molti sindaci sui territori emanavano provvedimenti contro i mendicanti, accusavano il volontariato cattolico e laico di assistenzialismo, di mercimonio, di una nefandezza nel vedere i mendicanti nelle città. Ecco, questo oggi fa piacere che queste forze politiche oggi abbiano tanto a cuore le povertà di questo nostro paese. Il nostro provvedimento è molto chiaro, è molto semplice. Introduce uno strumento universale che non esisteva nel nostro paese, introduce